Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, siamo all'uscita dei tifosi. Allora, come la stai vivendo questo sogno che era lì a portata di mano? Venerdì prossimo e basta. Tanta amarezza. Stiamo ancora sognando, c'è ancora tempo, stiamo ancora sognando. Cosa possiamo fare? Ecco, tanti tifosi. Usare di più, Mario. Dobbiamo usare di più, è andata così. Ciao Mario. Allora, come va? Bene te? No, va bene la prossima, Mario. Tanti sono i tifosi, vedete qui nella zona stadio, l'amarezza è rimasta, la delusione, no, sui volti, Luca, Roberto, la delusione, c'è poca voglia di parlare, no? Fermati, Luca. Hai vissuto con noi questa partita all'inizio, il tuo commento, la tua maglia, insomma, c'è tanta amarezza però, no? Sì, ma comunque il come è una fede e noi abbiamo fede e venerdì siamo di nuovo qua. Non mancheremo, saremo qui. Ciao Luca. E sentiamo ancora qualche tifoso, come potete vedere l'uscita, come tutta la giornata, tutto questo pomeriggio a Sinigaglia, è stato un pomeriggio di passione, di sport, di emozioni, e defluisce il pubblico in una maniera molto molto ordinata, naturalmente con tanta amarezza. Sentiamo anche qualche ragazza, com'è andata? Come l'avete vissuta voi questa esperienza? Malissimo, delusissimo. Cosa non ti è piaciuto? Che ha segnato il venerdì. Dobbiamo soffrire ancora venerdì. Bisogna soffrire ancora fino a venerdì. Non mi è piaciuto perché hanno segnato all'ultimo. Al 93esimo eravamo in Serie A, giusto? E poi è arrivato questo secondo gol di Poggianpaolo, che si dimostra sempre un giocatore vincente, no? È quello. Segnato all'ultimo, fino all'ultimo speravamo, già stavamo sparando già. C'era una grande festa già sulla curva, in tribuna, vero, tutti i tifosi in piedi. In fretta, quello è il problema. E purtroppo dovevamo aspettare, mannaggia. Vabbè. C'è qualcosa che ti ha deluso della partita di Modena? Ti aspettavi qualcosa di diverso? Che magari si impegnavano un po' di più e vincevano, visto che ci può stare. Allora venerdì qui a soffrire piano, ancora speriamo venerdì, dai, perfetto, grazie. Ciao. Buona giornata anche a voi, ancora i tifosi che escono, naturalmente c'è tanta amarezza di dopo questo risultato, dopo questo pari, ripeto, qui alla Sinigaglia si stava già cominciando la festa per la promozione, che è sfuggita proprio al 93esimo, perché il Venezia, lo ricordiamo, ha segnato proprio negli ultimi secondi di partita con la Feral Pisalò, è andato a guantare sempre con il loro bomber Poggianpaolo i tre punti che valgono ancora la possibilità di lottare. Noi avremo il prossimo match venerdì alle 20:30 alla Sinigaglia contro Cosenza. È un Cosenza che è in buone condizioni, e noi con una vittoria possiamo ancora raggiungere il risultato, il tanto sospirato obiettivo e sogno che ci siamo posti. Questa è la situazione, come potete vedere qui fuori dallo stadio, traffico scorrevole, tanti tifosi ancora delusi per la mancata festa, era lì, la festa è rimandata, eh? Amarezza, avete poca voglia di parlare, direi che è tutto, queste sono le immagini dall'esterno del Sinigaglia con tutti i tifosi che stanno uscendo ordinatamente, come sono entrati, così escono, purtroppo sui loro volti tanta amarezza. Il traffico, diamo un occhio anche al traffico, così vi rendete conto, è scorrevole qui sul lungo lago. È tutto dalla Sinigaglia.